Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dovrebbe essere questo il primo video della potatura pratica. Dico dovrebbe perché non so se metterò prima questo o prima quello del moscato, però in ogni caso 99% questo sarà il primo. Mi scuso fin da ora per la voce, ma purtroppo stamattina mi sono svegliato così, con la voce un po' bassa. Spero si senta e vediamo come si fa la potatura in campo con un allevamento a spalliera, potatura Guyot. Dunque, questa vite è una vite di Dolcetto nel 1982 che non ha subito proprio bellissime potature. Qui c'è stato un taglio un po' grosso, fatto non benissimo, ma non l'avrò fatto io sicuramente perché ne ha degli anni questo taglio. Comunque, a parte questo, noi dobbiamo andare a scegliere, come abbiamo detto nei video precedenti, un capofrutto di 7, 10, 12 gemme in base alla vigoria della varietà e della pianta e uno sperone di 2 gemme. Il criterio con cui scegliamo capofrutto e sperone è variabile di pianta in pianta, ma in generale bisogna scegliere il capofrutto che sia leggermente più alto dello sperone, questo per evitare che lo sperone dia tralci per gli anni successivi, per l'anno successivo, in posizione troppo alta, che quindi si vada ad alzare la vite rispetto a filo di banchina. Su questa vite bisogna fare prima di tutto un taglio alla legatura che la sostiene al tutore, ce ne sono addirittura due. Poi bisogna fare il classico taglio del passato, il taglio del presente e il taglio del futuro. Io vado a farmi sempre prima il taglio del presente perché è quello che mi interessa di più. Quindi mi scelgo prima il capofrutto che voglio, che è questo. Lo scelgo che parte dallo sperone lasciato nell'anno 2018, quindi nell'anno scorso. Questo è lo sperone lasciato l'anno scorso, mi scelgo il più alto per il capofrutto e il più basso per lo sperone. Questa è una vite mediamente vigorosa, quindi 9 gemme sono la scelta giusta. Questa non la conto perché si è un po' sbarbata, come si dice dalle mie parti, nel senso che con la forbice prima l'ho urtata, quindi non so se riuscirà a germogliare. Ce n'è una qui sotto ed è la prima franca, questa non la conto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E poi taglio. Poi vado a pulire dai viticci, dalle femminelle che sono sul capofrutto. E il taglio del presente è fatto, il capofrutto me lo sono scelto. Adesso mi vado a scegliere lo sperone. Lo sperone abbiamo detto quello più basso, che è questo. E qui mi lascio una gemma e due, oltre a quelle della corona. E poi taglio qua così. Non è tanto bella questa che viene in fuori perché sarà il futuro sperone, ma con la potatura verde cercheremo di mandarlo verso il centro. Poi mi rifilo il secco qui, non taglio di nulla. E poi c'è il taglio del passato. Il taglio del passato vuol dire andare a togliere il capofrutto che ha prodotto l'anno scorso, quindi nel 2018. Ed è questo. Lo taglio, non lo taglio raso così, per evitare che con il disseccamento vadano all'interno del fusto, come è stato sbagliato qui. Me lo taglio un po' più alto, qua, sul legno di 2 anni. Non vado a tagliare qui così. Taglio qui. E poi è rimasto questo e questo lo taglio così, in modo da rispettare le gemme della corona. Bene, la vite è potata, come vedete, capofrutto da 9 gemme e sperone di 2. E il taglio del passato qui. Bene, grazie a tutti per la visualizzazione e ci vediamo in un prossimo video, sempre inerente alla potatura.